uno dei nomi più discussi di queste ultime, concitate ore, quelle che hanno visto saltare l'idea di un governo formato da 5 Stelle e Lega a causa del veto posto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul nome del ministro del designato, Paolo Savona. Niente Conte Premier, dunque, con l'avvocato che ha rimesso il suo mandato. Il capo dello Stato ha così dato l'incarico a Carlo Cottarelli, già ribattezzato dai giornali Mr. Spending Review, uno nome sicuramente non sconosciuto a chi segue la politica italiana, visto che già in passato il futuro capo del governo ha ricoperto incarichi pubblici come quello di commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica scelto da Enrico Letta nel 2013. Meno esposta all'attenzione dei media, e per questo ricercatissima in queste ore dagli italiani in rete, è invece la figura della consorte di Cottarelli, sulla quale le informazioni a disposizione sono molto meno. Continua a leggere dopo la foto, la futura First Lady, per quanto di un premier a capo di un governo dalla durata sicuramente limitata, si chiama Miria Pigato, e se pensate di bollarla semplicemente come la moglie di virgolette, sappiate che commettereste un grave errore. La Pigato è infatti un ECONOMISTA di livello internazionale che lavora per LACBANCAMONDIALE e come practice manager responsabile di LCLIMATEACTION Group. Prima di occupare l'attuale posizione a Washington, però, ha lavorato capo economista per l'area Africa, coordinatrice del programma nazionale per IL Pakistan, responsabile del settore per le aree BLNORDAFRICA e BLMEDIO Oriente, dell'Asia del Sud e dell'Africa e responsabile PR Europa, Russia, Asia Centrale e Caraibi. Continua a leggere dopo le foto, dal punto di vista accademico, invece, Miria ha conseguito un master in ALLA London School of Economics, come il marito Carlo Cottarelli, e un dottorato di ricerca in Economics ALLA University College di Londra. I due si sono conosciuti e sposati giovanissimi, vivendo per 25 a Washington. Insieme hanno avuto 2 figli, Nicolò ed Elisa. Come ha spiegato una volta lo stesso Cottarelli, in una delle rare interviste in cui ha concesso spazio al suo privato, fu proprio Miria a convincerlo, a suo tempo, ad accettare l'incarico al Fondo Monetario Internazionale. Non ha mai amato Roma e i suoi salotti. Confida chi la conosce bene.